regolamento di polizia locale che era fermo al 2010, ci sono poche modifiche, le principali sono nel 2017 è stata tolta la dirigenza al comando di polizia locale, quindi abbiamo aggiornato la posizione del comandante, che è una posizione di elevata qualificazione, quindi si accede con una laurea triennale e non è una posizione dirigenziale, ma è solamente una posizione apicale di funzionario. Questa è la prima modifica. La seconda modifica si prevede l'accesso a norma di legge per essere comandante di polizia locale, che ai sensi della nuova normativa regionale il comandante deve essere nominato con decreto del sindaco. Altre modifiche particolari: vengono recepite tutte le novità legislative che sono state introdotte dalla legge regionale del 30 aprile 2024, quindi una legge proprio di pochi mesi fa, dove vengono disciplinati tutti i nuovi passaggi di gradi all'interno della polizia locale. L'articolo è il 12. Viene istituito un nuovo grado di ispettore che viene disciplinato all'interno della categoria agenti. Non è un funzionario, quindi un agente, ma è un grado che viene dato agli agenti che hanno almeno 10 anni di anzianità e siano assegnatari di una specifica responsabilità o funzione. Questa specifica responsabilità o funzione, come indica la legge regionale, viene attribuita con apposito provvedimento del comandante del corpo. E questa specifica funzione viene attribuita su principi di meritocrazia ed efficienza del servizio. Poi è stato recepito il nuovo orario di servizio della polizia locale, che è basato su 3 turni, il primo che inizia alle 7.30 e l'ultimo che termina alle 1.30 di notte. Fermo restando che per motivate esigenze di servizio il turno può essere allungato anche in fascia notturna. Naturalmente viene ribadito che tutte le fasi lavorative effettuate dopo le ore 22 sono soggette a maggiorazioni come previsto dal contratto nazionale di lavoro. Poi è stato inserito che mancava nel regolamento precedente la disciplina delle missioni delle operazioni esterne, quando per esempio si va a fare attività fuori comune su richiesta di altri comuni, e i servizi esterni di supporto e formazione, anche perché diciamo io sto dando molta importanza alla formazione del personale, quindi su base periodica mandiamo gli agenti alla scuola interregionale di polizia locale, che per la regione Liguria fa formazione prevalentemente a Savona o a Genova, e quindi abbiamo disciplinato anche questa attività esterna che prima non era prevista. Altre modifiche particolari non ce ne sono. Viene ratificato all'articolo 32, viene segnalato che un dipendente non può accettare un dono di un determinato valore economico. Si fa riferimento alla normativa vigente che vieta di accettare doni superiori a 150 euro. Non viene indicato 150 euro perché la normativa di adesso che potrebbe cambiare, quindi viene ribadito che il pubblico dipendente, in questo caso agente di polizia locale, non possa recepire dei valori superiori a quanto consentito. Per il resto sono tutti articoli che erano già presenti nel vecchio regolamento che vengono mantenuti. Diciamo sono poche modifiche che sono state introdotte per allinearsi alla legge regionale di vigenza.